Siamo passati ai mondiali del 1934, si spostano in Europa, siamo in Italia, nello stadio del Partito Nazionale Fascista in Roma, attuale Stadio Flaminio. Le immagini si riferiscono alla finale della seconda Coppa del Mondo. I campioni in carica, gli uruguaiani, non parteciparono a questa manifestazione e non difesero il loro titolo. I brasiliani e gli argentini mandarono squadre di secondo ordine, snobbando la manifestazione, convinti che fosse solo frutto di una politica di regime. Delle 16 finaliste, solo 4 non erano europee. Oltre all'Argentina e al Brasile parteciparono Stati Uniti ed Egitto. Enrique Guaita, Giuseppe Meazza, Angelo Schiavio, Giovanni Ferrari, Raimundo Orsi, Attilio Ferrari IV, Luisito Monti, Luigi Bertolini, Eraldo Monzeglio, Luigi Allemandi, Giampiero Combi, Vittorio Pozzo. I portieri di riserva Cavanna e Masetti, Virgilio Rosetta, Umberto Caligaris. Eccola la squadra che punta alla conquista del titolo, guidata da un commissario tecnico divenuto tale dopo essere entrato in federazione in qualità di segretario. Italia o Cecoslovacchia? Lo stadio nazionale del Partito Nazionale Fascista è gremito per vivere in diretta la risoluzione del dilemma. Da Praga sono giunti 2000 sostenitori, mentre il Duce fa mostra di sé sul palco. Si sa che Planica, il portiere avversario, è un campione e che la squadra di cui è capitano possiede notevoli qualità tecniche. Non bastano i tempi regolamentari a designare il vincitore. Alla rete di Puck, al 71esimo, risponde Orsi, 10 minuti dopo. Nel primo tempo supplementare è Schiavio a trovare la lucidità per siglare il 2-1. È la rete del trionfo. Al termine di 120 minuti estenuanti, l'Italia ce la fa.